Vuoi essere informato in tempo reale sulle ultime notizie di SiciliaTV.org? Ricevi direttamente dalla redazione di Sicilia TV Notiziario le ultime notizie. Memorizza sul tuo cellulare il numero 320-801-8463. Invia un messaggio WhatsApp con scritto STV News On, aggiungendo il tuo nome e il tuo cognome. Riceverai gratis le notizie più importanti inviate direttamente dalla redazione di Sicilia TV Notiziario. Il digitale terrestre di TVS Favara. Sicilia TV 287. Sicilia TV 2 880. Parole di vita 679. Il gruppo editoriale Televideo Sicilia Favara cresce ancora. Con noi sempre più programmi. Sempre più canali. Sempre più avvenimenti. Siamo sempre e ovunque con te. Sicilia TV. Sicilia TV 2. Parole di vita. Anche su internet. Benvenuti alla nostra informazione. Buone notizie sul fronte del controllo della diffusione del Covid-19 in provincia di Agrigento. Sono infatti risultati negativi i tamponi effettuati su circa 70 operatori sanitari. Tutti prestano servizio nelle case di riposo dei comuni del distretto sanitario di Ribera, di cui fanno parte Lucca Sicula, Cattolica Eraclea e Burgio. Intanto si registra anche la guarigione di un cittadino di Siculiana positivo al Covid. L'uomo era ricoverato presso l'ospedale civico di Palermo. Anche tutti i familiari, dopo aver osservato il periodo di quarantena, sono risultati negativi al tampone. E potrebbe essere anticipata al 18 maggio la riapertura di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri. Il ministro delle autonomie, Francesco Boccia, sottolinea che si dovranno però rispettare le linee guida dell'INAIL per consentire a tutti di operare nel rispetto delle norme di sicurezza. Tuttavia, le regioni che decideranno di aprire senza il rispetto delle direttive dell'Istituto Nazionale potranno farlo, assumendosi però le proprie responsabilità. Intanto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci si è mostrato comunque favorevole ad una riapertura anticipata. Condizione fondamentale è naturalmente il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Certamente si dovrà tenere conto della curva di contagio, ma i dati di questi giorni sono rincuoranti. Ricordiamo che Musumeci aveva già firmato assieme ad altri governatori un appello in cui si chiedeva le riaperture differenziate per regioni in base ai dati di contagio. E riusciremo ad andare al mare questa estate? L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha danneggiato, tra le altre, anche le attività legate al turismo. Adesso siamo nella fase 2 e tanti sono ancora gli interrogativi riguardanti la stagione estiva. I proprietari degli stabilimenti balneari stanno facendo del loro meglio per consentire ai futuri clienti di andare al mare in totale sicurezza, distanziando gli ombrelloni e lettini e delimitandoli con paletti e corde. Tra coloro che stanno cercando delle soluzioni per salvare una stagione balneare ancora a rischio c'è anche un giovane imprenditore agrigentino, Giuseppe Cinquemani, che ha realizzato un'app che potrebbe risolvere molti problemi. Lo avevamo sentito qualche settimana fa, il 16 aprile scorso, e ci aveva accennato della idea di realizzare quest'app che era in fase di progettazione. Giuseppe Cinquemani è in linea con noi, a cui diamo il benvenuto, ed è il proprietario degli stabilimenti balneari Lido Maiara Beach e il Lido Maragà di Punta Grande, Scala dei Turchi, Real Monte. Benvenuto, Giuseppe. Ciao carissimo, benvenuto, ben ritrovati un mesetto dopo. Ben ritrovato. Allora, ciao. Quindi ci aveva accennato di questa app, ma in realtà è un'app che non pensa solo agli stabilimenti balneari, ma pensa a
tutti i bagnanti, anche per le spiagge libere, che in provincia di Agrigento sono tante. Sì, assolutamente. L'app è nata non tanto da gestore di stabilimento balneare, ma più che altro in quanto referente della mia ditta Redo Beach, che fornisce stabilimenti balneari. Molti clienti mi avevano chiesto come si poteva fare per avere un'app, molti hanno già scaricato delle app, però mi sono posto un problema. Dico, ogni utente poi si dovrà scaricare un'app di ogni litorale o di ogni stabilimento balneare. Dico, quindi perché non mettere tutte queste app in un'app unica, che è quella che abbiamo appunto creato io insieme ad una startup, che si chiama Ioesco. Da lì poi, dagli stabilimenti balneari, mi è sorto un problema, un dubbio. Dico, ma se gli stabilimenti balneari poi con le linee guida che presto il presidente Nello Musumeci ha detto che arriveranno, quindi avremo l'idea chiara di come aprire gli stabilimenti e posizionare gli ombrelloni, dico, avranno la propria utenza con le applicazioni o io resto o un'altra, dico, come farà l'utente invece il libero cittadino ad andare in spiaggia in sicurezza? Dico, ok, facciamo un'app libera per tutti. E così è nata Ioesco, che bene, poi l'abbiamo allora, anche... Come funziona? Sì. Io cittadino che voglio andare al mare, mettiamo in una spiaggia libera, scarico allora, questa app che ancora non è pubblicata, attenzione. No, che... perché l'abbiamo appunto proposta alla regione, l'abbiamo anche proposta tramite mail con i mezzi che abbiamo, ripeto, non è questo il nostro lavoro, quindi... abbiamo proposto tutti gli enti pubblici la possibilità di valutarla e quindi poi andarla a sistemare e completarla. L'app è fondamentalmente pronta, tutte le basi e i tecnici se ne sono occupati ed è pronta ad avere milioni di usi, tra cui quello, diciamo, professionale, che è qualsiasi azienda si va, si iscrive e mette i propri servizi a pagamento, quali possono essere l'ombrellone compreso di pranzo, l'accesso in spiaggia o dei pacchetti. L'abbiamo anche ampliata una spiaggia libera, quindi sì, se io volessi andare in una spiaggia libera, come faccio? Scarico questa, allora, ammesso che le spiagge siano chiuse, resteranno chiuse. Perfetto, no, partiamo da un'ipotesi che ci sia un ente o un qualcuno che poi controlli gli accessi, perché mi sono basato su quello che diceva la Regione Marche, che faranno degli accessi scaglionati. Okay. Anche se avremmo degli accessi scaglionati, a quel punto c'è il problema di come fare entrare queste persone e chi deve andare al mare. Cioè, mi disgusta. Possiamo metterci a vicini, insomma. Sì, di nuovo, quindi assembramenti, file, tutto il resto. E lì dico, ci vuole un qualcosa che lo filtri, ma che lo filtri in maniera democratica, che dia la possibilità di andare al mare a tutti, non solo chi è fortunato come me avere uno stabilimento o avere la casa al mare o comunque stare a Porto Empedocle ed essere vicinissimo al mare. La mattina mi alzo alle 8, alle 8 e 5 minuti già sono davanti il lungomare. Quindi verrei avvantaggiato tantissimo. Ho pensato più che altro anche alle persone di Favara, di Caltanissetta, di delle zone, diciamo, dell'entroterra, che devono fare un'oretta di strada, quindi con la paura di arrivare e rimanere o in fila o incolonnato negli accessi. Dico, facciamo questa applicazione semplice, vai nel comune di pertinenza, ipotizziamo quello dove c'ho l'attività io, ad esempio Real Monte, vai a cliccare su Real Monte, ti spuntano tutte le attività, quindi può essere anche dislocato ad esempio alla Valle dei Templi nel caso di Agrigento per avere degli accessi controllati, metti Real Monte e poi ti spuntano i litorali, Punta Grande che sarebbe quello nostro, tutte le attività che sono presenti, tipo il Maiate, il Marajà, il Caeso che è il mio vicino, Lido Scala dei Turchi, tutti gli altri, e da lì si trovano già le possibilità di accesso, quindi i posti che abbiamo liberi. Abbiamo tipo 100 postazioni, faccio un esempio, a pagamento, che quindi se lo cura l'imprenditore come vuole, e poi abbiamo altre 20, 30, 40 postazioni libere, ad esempio, delle aree riservate. Ovviamente per funzionare il prodotto deve lavorare in maniera congiunta con la regione. Perché le spiagge, essendo di proprietà della regione, di pertinenza della regione, poter dare più potere al comune per poter scaglionare queste spiagge e dare un accesso gratuito e soprattutto sicuro a tutti. Per renderla più comprensibile alle persone che ci stanno guardando. Quindi il problema dove nasce? Mettiamo che tu hai il tuo stabilimento balneare, sì, ma in realtà accanto a te ci sono spiagge libere. Ci potrebbe essere qualcuno delle spiagge libere che in qualche maniera... può avere bisogno di soccorso, di aiuto, o comunque voi avete l'obbligo di stare attenti anche a chi si trova nelle spiagge libere accanto a voi.
Che succede? Uno si mette ovviamente vicino all'altro, il vostro bagnino dovrebbe andare tanto ad andare a dire sì. No, stati distante, no, attenzione, sei troppo vicino, attenzione, sì. Non entrare in quest'acqua se c'è, non spruzzare, quindi ovviamente ecco. C'è un po' di caos. Quindi a quel punto l'idea sarebbe quella di destinare un po' a voi, se ho capito bene, delle aree, quelle che sono libere, di farle gestire a voi, ma sempre gratuiti per i cittadini, però in maniera tale che voi potete controllarle. In maniera allora, sì, l'ipotesi è questa. Ci sono appunto in zone come la nostra, nel caso mio, ho visto a Licata, parlando con vari gestori di stabilimenti, c'è molti hanno della spiaggia libera sia a destra che a sinistra, stabilendo delle linee guida e ad esempio avendo un rapporto di 1-1 si potrebbe chiedere un ampliamento ad esempio per 20 postazioni a pagamento e poi lo stabilimento in quel caso si mette a disposizione del comune e garantisce 20 ingressi controllati. Per controllati si intende sicuri, perché presumo che anche chi non paga l'ombrellone abbia diritto ad una postazione di sicurezza. Semplicemente una postazione, delle misure che verranno poi prestabilite dagli enti sanitari, non siamo noi ancora, magari stiamo facendo un discorso campata in aria, però presumo che questi ombrelloni si dovranno allontanare, ci sarà un distanziamento sociale per forza, non ha alcun senso nel momento in cui nella spiaggia libera gli assembramenti sono possibili. Quindi cosa possiamo fare? Ad esempio nel mio caso posso allargare un pochettino la mia spiaggia in modo da garantirmi i miei ombrelloni, quelli che io avrei in questo momento ma che non avrò nel momento in cui ci sarà una distanza, quindi se per ora ho 100 ombrelloni ne avrò forse 40-50, quindi avere la possibilità di ampliarmi di 20 ombrelloni e garantire lo stesso ad accessi liberi. Quindi quando clicchi nell'applicazione vai a trovare semplicemente accessi liberi, laddove io struttura non posso intervenire, non posso fare selezione e dire tu non mi piaci, non entri, io ti devo dare lo stesso servizio, tu arrivi, entri, molto probabilmente ti controlleremo la temperatura se i protocolli saranno quelli, avrai la possibilità di adoperare servizi igienici, il bagnino avrà i nostri 200 clienti classici più altri 40, 50, 60 clienti gratuiti, dove noi non diamo l'ombrellone al lettino, quindi se la persona c'è il classico tavolinetto che gioca a dama, c'ha l'anguria, c'è il frigo bar, entra e va a mettersi in quell'area riservata, con 4 palette e una corda, non parliamo di spese grandi, esorbitanti, semplicemente per garantire la distanza sociale. E quindi questa, un modo per voi, sì, struttura, riuscire ad avere bene o male gli stessi posti che già avevate già nelle stagioni, sì, precedenti, sì, ma dall'altra parte assicurare a chi probabilmente non potrà avere un ingresso, perché probabilmente potrebbero essere chiuse da parte della regione gli accessi alle spiagge libere in caso di distanziamento sociale obbligatorio, e allora, per visto che non c'è nessuno che controlla, allora in questa maniera diciamo che si garantisce a chi... Diamo una mano, noi sanifichiamo, diamo il servizio di salvataggio, andiamo a sanificare la zona. La cosa da capire è un'altra, che... è una questione di garantire tanto la sicurezza anche dell'avventore esterno e di lavorare anche noi, gestori di stabilimenti, con una tranquillità anche psicologica, perché se abbiamo poi 400 persone a destra e 400 persone a sinistra non sappiamo obiettivamente come gestirli. A sua volta questo mezzo potrebbe anche essere adoperato, non dandolo agli stabilimenti e alle spiagge libere, per carità, ma dandolo a delle associazioni, ad una parrocchia, al comune stesso se ne può fare carico, e andare a creare queste aree di sicurezza. Non stiamo parlando né di plexiglass, né di oculi, né di gabbie, sono semplicemente un quadratino con 4 pali dove la persona che ha una bambina, ha un figlio, ha una famigliola, entra là dentro e sa che in quel pezzo di area è in sicurezza, poi è libero di farsi il bagno ovviamente, però non è libero di invadere lo spazio altrui. Cioè, immaginiamoci una spiaggia di domenica tutta piena di persone con gli asciugamani, una persona si fa mezz'ora di strada da Cammarato, un'ora per arrivare a spiaggia, non trova spazio, ovviamente la distanza sociale non la rispetta, io prendo la mia tovaglietta e mi vado a mettere accanto a chi c'ho, e se quella persona è una persona con famiglia, sì, è normale, io non sto dicendo no alle spiagge libere, attenzione, io sto dicendo ok alle spiagge libere, ma come le amministreranno queste spiagge libere? Questa è un'ipotetica idea dove gli stabilimenti possono dare una mano,
in due è un mezzo anche al pubblico di gestirsi le sue spiagge, gestire la Valle dei Templi, di accesso alla Scala dei Turchi. È una cosa molto semplice. Alla regione qualora... hanno accolto la tua proposta? La regione l'hanno accolta, diciamo, in maniera ufficiale, perché ci sentiranno. Ci sarà una commissione dove ovviamente sia i sindacati, sia di categoria, sia altre persone, ognuno di noi porterà la propria idea, perché questa di qua è un'idea che va bene nell'Agrigentino, che abbiamo tante spiagge libere, ma a Catania ovviamente hanno proprio problemi, ad esempio nella zona della Playa, perché lì sono tutte adiacenti. Quindi questa è un'ipotesi nostra, che si potrebbe andare a garantire appunto il distanziamento sociale, che è l'unica regola per ora certa e sicura che abbiamo. È una gestione semplice, tra l'altro. Benissimo. Allora, quando avrete questo incontro alla regione? In martedì ci dovremmo avere un incontro, martedì questo che viene. Tra l'altro, che così speriamo di avere finalmente queste famose linee guida, e a chi ci telefona per avere l'ombrellone stagionale potremmo dare un prezzo e una certezza, perché al momento non sappiamo quando ne dobbiamo montare. Certo. Quindi, bene, allora... Ma un'altra cosa, perdonami, perché molti magari scettici diranno: ah, con l'applicazione come si fa la persona di 70 anni per andare al mare? Ovviamente, molto semplice. Io ho ipotizzato, sempre, non essendo un politico e non conoscendo bene la macchina amministrativa, ci sono le proloco. Nelle proloco si potrebbe andare a fare un servizio di call center. La signora di 70 anni, 80 anni, la nonnina che non vuole adoperare l'applicazione, fa una telefonata e il remoto viene fatta la prenotazione. Ovviamente non è come la prenotazione immune, dove tu vai a dare tutto il tragitto della strada. Questo di qua farà anche sì che tu sai il punto di partenza. Se ad esempio prenoti da Favara e devi andare a Lido Maraggiare, al mondo abbiamo un punto di inizio e un punto di arrivo, perché poi io avrò una mia lista dove andrò a confermare il tuo arrivo dell'accesso, e a sua volta speriamo che non debba mai essere adoperato ai fini di dati statistici. Se succede qualcosa in una spiaggia X, abbiamo già un numero chiuso di persone da poter, diciamo, togliere un focolaio. È già una cosa abbastanza utile, senza invadere la privacy delle persone, assolutamente. Quindi, ok, per chiudere, ricordiamo, per quanti ci avessero magari non avessero ben compreso, questo è veramente un'app che è sia per gli stabilimenti balneari, ma per cercare di assicurare l'ingresso gratuito ai cittadini, che semplicemente con un'app possono eventualmente prenotare il posto in una spiaggia libera, quindi gratuito, ripeto, in maniera tale da assicurarsi che quando arrivano non c'è il problema di assembramento, perché in automatico tu ti progetti, puoi prenotare anche il parcheggio, quindi arrivi tranquillamente. In più i comuni, aprendo la banca dati, hanno anche la conoscenza di quante persone entreranno in quel comune quel giorno. Quindi arriveranno 700 persone, 800 persone, quindi anche come una gestione di flusso migratorio delle macchine e degli ospiti è un ottimo strumento. Poi può essere esteso anche alle palestre, a chiunque, quindi grazie, va bene. Giuseppe. Ci aggiorniamo, grazie. Ciao ciao, buona serata. Ciao, e noi continuiamo con la nostra informazione, perché parliamo di tasse in arrivo a Favara. L'amministrazione comunale sta lavorando ed ha approvato... la giunta comunale del regolamento della Tari 2020. La legge finanziaria 2020 dello Stato ha abolito la IUC, l'imposta unica comunale, che raggruppava IMU, TASI e Tari, e di fatto ha confermato l'IMU e la Tari. Per questo motivo, ha scritto l'assessore comunale al bilancio Maria Laura Maggiore, abbiamo dovuto approvare i regolamenti IMU e Tari. Adesso la parola spetterà al Consiglio Comunale, che entro il 30 di giugno dovrà validare e dare efficacia ai regolamenti. Dell'amministrazione comunale si dicono collaborativi, per chi cittadini o rappresentanze delle professioni e dei consumatori volesse presentare delle proposte emendative, insomma delle correzioni, ovviamente potrà farlo contattando i consiglieri comunali, in maniera tale che possano presentare questi emendamenti. Insieme al regolamento Tari, dall'amministrazione hanno approvato anche le tariffe della Tari appunto 2020, attualmente sono uguali a quelle del 2019. Il piano economico finanziario potrà comunque essere approvato successivamente. Nel caso in cui vi siano scostamenti sul costo rispetto al 2019,
appunto questi scostamenti saranno in relazione alla norma spalmati negli anni successivi, quindi eventualmente le tasse potranno essere pagate, quelle superiori, negli anni dopo. E cambiamo argomento. Allora, un cinquantenne riberese è stato posto agli arresti domiciliari e accusato di aver coltivato in una serra una vera e propria piantagione di marijuana. I militari hanno individuato la serra nelle aree di campagna più remote di Ribera, in Contrada Torre, in circa 70 metri quadri. I carabinieri hanno rinvenuto decine di piante di marijuana già adulte e alte circa 1,5 metri, pronte per la raccolta. Durante la perquisizione, vicino alla serra, sono state trovate altre 10 piantine già in essiccazione, delle quali il presunto pusher del Pollice Verde avrebbe potuto ricavare le dosi da spacciare sul mercato locale. I militari hanno quindi provveduto al taglio e al trasporto di tutte le piante, sequestrandole. Calcolano che la marijuana rinvenuta, circa 30 kg, se venduta in dosi al dettaglio, avrebbe fruttato 300.000 euro. E in piena emergenza Covid-19 continuano ad essere numerosi gli sbarchi sulle coste agrigentine e con il bel tempo la situazione è destinata ad aggravarsi. Preoccupato per la salute dei cittadini di Agrigento, il sindaco Lillo Firetto in una nota chiede al governo di intervenire subito perché non si possono lasciare soli i singoli comuni a dover affrontare soluzioni di primissima accoglienza. E Agrigento, infatti, è una provincia in cui si registra un'incidenza di contagi da coronavirus tra i più bassi d'Italia, la più bassa in Sicilia rispetto alla densità demografica. Nella fase 2 occorre confermare questi dati e arginare ogni situazione di rischio. Pertanto, secondo Firetto, è necessario un corridoio sanitario di controllo e monitoraggio in assoluta sicurezza dal momento in cui i migranti sbarcano sulle coste agrigentine fino al loro collocamento nelle strutture di accoglienza per la quarantena. Servono inoltre controlli sanitari, tamponi e cure adeguate. La primavera, conclude Firetto nella nota, non aggiunge nuove emergenze all'emergenza sanitaria ed economica già in atto. Siamo frontiera, siamo già da mesi in una situazione molto difficile e il governo ci aiuti. E adesso cambiamo argomento. Allora, da lunedì scorso, come sapete, 4 maggio è stato riaperto il cimitero di Favara, lo sarà intanto fino al 17 di maggio. Si era inizialmente pensato di aprire solo ai fiorai della città perché fossero loro, per conto di chi ne avesse fatto richiesta, a portare i fiori davanti alle lapidi, una soluzione che non aveva trovato grandi consensi tra la popolazione. Poi, grazie all'allentamento delle misure restrittive con una ordinanza di Musumeci, non è stato più utile questo modo di concepire l'apertura del Camposanto e il cimitero è stato quindi aperto alla fruizione di tutti, ma la sindaca Alba ha comunque preferito pensare ad una turnazione degli accessi. A varcare il cancello, lo ricordiamo, non possono essere infatti tutti indistintamente, è stato adottato il criterio della suddivisione degli ingressi in giornate differenziate a seconda delle lettere iniziali del cognome. Il cimitero, lo ricordiamo, può essere visitabile dalle 8 di mattina fino alle 17 di tutti i giorni, da lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi. E per entrare bisognerà utilizzare, ed è obbligatorio, l'uso di mascherina e guanti, altrimenti non è possibile entrare. E noi, per parlare di come sta procedendo appunto la situazione, vogliamo parlarne con Antonella Airò, che è in collegamento con noi, che è una fiorista. Benvenuta Antonella. Piacere, salve a tutti. Ciao Salvatore. Io. Allora, come tu sei una fiorista, hai una bella attività qua a Favara, appunto, di fiori. Intanto, come si stanno comportando i cittadini di Favara? Lo chiediamo a te perché vogliamo vedere anche dalla parte dei commercianti, ecco, cosa registrano. Io, personalmente devo dire che Favara sta ricevendo bene. Osservano le regole, guanti e mascherine sono d'obbligo, anche vedere persone molto anziane, devo dire, fanno una grande tenerezza e fanno anche molta difficoltà, perché giustamente, però loro si adeguano e sono molto rispettosi. Se c'è dentro qualcuno aspettano fuori, anche perché noi, per quanto riguarda dalla Federfiore, abbiamo ricevuto delle indicazioni ben precise in base a quanto è grande il locale, quante persone,
e quanti dipendenti ci possono essere, quindi ci siamo adeguati, ci stiamo adeguando tutti a queste disposizioni, oltre a quelle naturalmente che ci dà la regione. Però devo dire che le persone proprio con il desiderio di poter fare anche visite ai propri cari, che io personalmente ho condiviso da subito, e anche se ringrazio la sindaca che ci avrebbe dato la possibilità giustamente a noi fioristi di poter accedere al cimitero. Però da un punto di vista umano credo che sia più logico permettere a queste persone di poter andare là, perché è più che altro un bisogno emotivo che si ha spesso, no? Quando si vuole andare al cimitero non è tanto il fiore, perché il fiore non manca, però proprio il bisogno emotivo di poter andare là e sentirsi vicino ai propri cari in momenti molto particolari, come tra l'altro anche questo. Stavo proprio pensando anche a quelle famiglie che hanno perso persone, no, in questo periodo di emergenza, no, che non hanno potuto personalmente andare, quindi per loro è stato veramente un grande aiuto a livello emotivo poterlo fare. Io personalmente, ma ho sentito anche altri colleghi, devo dire che si fa Favara sta ricevendo bene, è molto ordinata, è molto obbediente, questo lo posso dire anche perché permettono a noi di poter lavorare, di poterli servire con molta tranquillità. Ricordiamo anche la contingentazione tramite le lettere, insomma, per esempio il lunedì vanno le persone che iniziano con il loro cognome con le lettere A, B e C, il martedì le lettere D, E ed F, il mercoledì la G, la H, la I, la J, la K e la L, il giovedì vanno le persone che hanno un cognome che iniziano per M, N, O e P, domani per esempio che è venerdì potranno andare le persone che hanno un cognome che iniziano con Q, R ed S, e il sabato le persone che iniziano il loro cognome con T, U, V, W, X, Y e Z. Giusto ricordarlo, anche perché insomma grazie a questa informazione molti hanno potuto anche accedere in maniera regolare al cimitero. Posso dire una cosa che notiamo anche noi fioristi, che c'è una voglia da parte della comunità di positività. E spesso è vero che noi non siamo in un settore in cui, per carità, sono beni di prima necessità, assolutamente. Però notiamo che avere un fiore, poter andare proprio nel proprio caro, fa stare anche bene, fa stare meglio. Una cosa, diciamo, ecco, una cosa che i clienti hanno lamentato, ecco. Poi magari, forse magari la sindaca potrebbe anche accogliere, diciamo, questo, che essendo che è permesso l'accesso al cimitero solo un componente, no? Per famiglia, ci sono molte persone che non hanno la possibilità, perché hanno magari dei problemi fisici, per poter mettere il fiore, magari poter pulire la lapide, perché magari si trovano quarto, quinto, no? E quindi magari mi dicevano, signore, non sarebbe buono magari se ci potrebbero accompagnare, no? Per quelle persone che hanno magari particolari necessità, perché poi si vede magari le persone particolarmente anziane, e questo invece non è possibile, e molti, molti gli viene difficile anche con le lettere dell'alfabeto poter andare al cimitero. Ecco, Sì, questo era una diciamo è l'unica. segnalazione che era arrivata anche a noi, questa, praticamente c'è questa situazione, con la condensazione per lettere ci sono persone che si ritrovano a dover andare al cimitero, ovviamente magari erano abituate ad andare con la vicina di casa e che le aiutava magari anche a mettere il fiore alla quinta fila, alla quarta fila, e con la lettera invece non riescono più a farlo perché magari non hanno vicino il nipote o non hanno con la persona con la quale andare O hanno e anche hanno delle bisogno anche problematiche fisiche, capito? Quello, cioè, proprio magari hanno paura di cadere, sono persone anziane. Ecco, questa diciamo è l'unica, ecco, al momento, chiamiamolo quasi pecca, però penso insomma che la sindaca sicuramente prenderà atto di questo e se può verrà incontro, di questo ne sono certa. Per il Perfetto. resto, Salvatore, posso dire che diciamo che gli acquisti non sono, diciamo, acquisti, diciamo, importantissimi come cifre, però ci accontentiamo, considerato che sono stati 2 mesi chiusi. Noi abbiamo chiuso ancora prima del primo decreto, quindi abbiamo chiuso prima del 10 marzo, per cui proprio per rispetto verso la salute nostra, della comunità. Però si va avanti In e qualche maniera si fa qualcosa nell'attesa che adesso riaprono anche le funzioni religiose
che sappiamo probabilmente dal 18 dovrebbero ecco, tutto essere fermo, tutti gli eventi fermi, quindi questo è un'estate con una grande incognita, ecco. Va bene, grazie Antonella. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E noi proseguiamo parlandovi che continuano ad arrivare a Sicilia TV Notiziario richieste di informazione sui punti di distribuzione delle mascherine a Favara. Ricordiamo che le mascherine vengono consegnate a mano personalmente e che bisogna recarsi in uno dei 6 punti di distribuzione nella città muniti di codice fiscale. In molti ci esponete le vostre lamentele sulla scelta operata dall'amministrazione Alba su questa modalità di consegna. A differenza di altri comuni, sottolineate, la distribuzione delle mascherine avviene direttamente a casa dei cittadini, appunto in altri comuni. Qui a Favara invece si è scelto questo tipo di distribuzione e vi comunichiamo appunto quali sono i punti di distribuzione, ossia il centro sociale, piazza Commendatore Angelo Giglia, i vigili urbani, piazza del Carmine, l'associazione Pentagramma in via Romita, una parallela di Viale Petronenni, gli scout 1 che sono Scout Favara 1 che si trovano allo stadio comunale, l'associazione Misericordia lo troviamo al seminario arcivescovile zona Luna e la San Vincenzo in via dei Mille. Vi ricordiamo che, come faceva notare una cittadina di Favara ieri in diretta nel nostro OTG, le mascherine vengono consegnate agli aventi diritto senza confezione igienica, vengono infatti prelevate da pacchi da 20 e consegnate generalmente sfuse, quindi è compito di chi va a prenderla in qualche maniera munirsi per poter conservare adeguatamente le mascherine. Ed in questi giorni è in atto un nuovo tentativo di truffa ai danni degli utenti dell'INPS che ha lo scopo di sottrarre in modo fraudolento i dati della carta di credito degli utenti stessi. La truffa avviene tramite una mail di phishing, ossia una mail in grado di rubare le informazioni personali, i dati finanziari o i codici di accesso della vittima. Nella falsa email è contenuto un link che l'utente dovrebbe cliccare per ottenere un rimborso o un bonus di 600 euro da parte dell'INPS. Per ottenerlo però deve prima fornire il numero della carta di credito. L'INPS pertanto invita tutti gli utenti a ignorare queste email che propongono un bonus da 600 euro o qualsiasi altra forma di rimborso. L'istituto, ricordano, non invia in nessun caso mail contenenti dei link che si possono cliccare e tutte le informazioni sulle prestazioni INPS sono consultabili accedendo al portale inps.it. E due allieve favaresi, cambiamo argomento, allieve della scuola di canto Palladium di Lia Aminio, sono state scelte per il videoclip Il mio canto libero con la regia di Rudy Zerbi, volto noto di programmi televisivi come Tusi che Vales e Amici di Maria De Filippi. Le due alunne sono le due studentesse, quindi sono Chiara Rizzo e Samuela Pia Vullo, un bel motivo di orgoglio per Lia Aminio, loro insegnante di canto, che ha espresso soddisfazione in un post di Facebook che contiene anche il videoclip. D'altra parte, aggiungiamo noi, si tratta di due ragazze favaresi inserite in un video dove hanno partecipato 12 ragazzi in tutto, scelti da tutta Italia. Durante il periodo di quarantena, Zerbi ha pensato di fare delle dirette Instagram che potessero portare un po' di svago, fare compagnia e che allo stesso tempo potessero essere utili per qualcuno. Ed è proprio da queste dirette che nasce il videoclip Il mio canto libero, che racchiude le vite, le storie e i sogni dei 12 ragazzi che vi hanno partecipato e che sono stati tra i più appassionati. Ognuno dei ragazzi coinvolti ha cantato dalla propria cameretta, nella propria realtà, registrandosi con il cellulare o con il computer. E con questo è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.